È stato presentato nei saloni della Fondazione Università Magna Grecia di Catanzaro il progetto Studiare Informati, vincitore del bando 2021 del Fondo Antonio Megalizzi, istituito in memoria del giornalista vittima dell'attentato di Strasburgo dell'11 dicembre 2018, destinato a finanziare i nuovi progetti presentati dalle emittenti radiofoniche, in collaborazione con l'università al fine di garantire un servizio di informazione radiofonica universitaria. Il progetto Studiare Informati, come si evince dalla stessa denominazione, mira ad informare correttamente ed efficacemente la popolazione studentesca e non solo, attraverso tutti i format e le tecnologie a disposizione, ed è stato il frutto della collaborazione tra due realtà geograficamente distanti, eppure molto unite. Il progetto è nato dalla collaborazione tra Radio 623 e 2MG Web Radio, le due realtà radiofoniche che da anni raccontano le università di appartenenza, la prima quella dell'Università del Piemonte Orientale, e la seconda, quella dell'Università Magna Grecia di Catanzaro. Sì, si allargano i confini di una collaborazione che c'è già da un po', ma che possono aiutarci innanzitutto a far crescere la web radio facendo questa esperienza di collaborazione con una radio che invece ha un palinsesto praticamente su 24 ore e un'esperienza pluriennale, quella appunto di Piemonte Orientale. Però da questo punto di vista web radio, che ha compiuto i suoi 10 anni quasi di attività, può utilmente crescere per essere al servizio della comunità studentesca, ma anche per integrarsi con la comunità studentesca. I temi che la web radio tratta e che vuole trattare, qui aggiungo quello delle transizioni ecologiche e digitale, il rapporto con il territorio, penso che possano essere appunto una frontiera da varcare prima possibile da parte della radio, con la collaborazione attiva degli studenti. L'importante è il coinvolgimento della comunità studentesca. Allora, Studiare Informati sostanzialmente è un format giornaliero con un recap settimanale in cui raccontiamo, proprio in cui raccogliamo tutti i contenuti della settimana, e si fonda su 5 macro aree. La prima è la comunicazione dell'università, la comunicazione di servizio, che è una delle attività basi di una radio universitaria, che passa dal spiegare come ci si iscrive agli esami, spiegare quali sono le offerte formative, ma anche informazioni proprio più pratiche, come si accedono ai servizi. E ovviamente, visto che UMG Web Radio è la radio della Fondazione UMG, anche parlare ampiamente di diritto allo studio. La seconda macroarea è quella della comunicazione e della ricerca, perché è importante, perché se un territorio conosce che il lavoro che si fa in un'università, oltre all'istruzione, l'università fa parte del territorio, quindi comunicheremo la ricerca, l'abbiamo fatto già in passato, lo potenzieremo grazie a Studiare Informati, e poi comunicheremo il territorio.